Con pomodori e pistacchi ci si potrebbe scrivere una videoenciclopedia. Non saprei neanche da che parte iniziare. Mamma mia, viene da mangiarselo così proprio, direttamente. Ma è stupendo. È stupendo. Una tessitura di pomodori e di pistacchio purissimi. È nata così, è nata un giorno. Era una trasmissione e mi hanno chiesto, ma se, Franco, ma per fare qualcosa senza sale, ma insaporire lo stesso le cose, che cosa si potrebbe fare? E guarda, si può fare probabilmente una cosa eccezionale. Prendiamo un po' di pomodorini, secchi, semidrai, morbidi, profumati, possibilmente Sicilia, gli ultimi, questi quali ho presi in Basilicata, insomma, pomodori seri. E mettiamoci dei pistacchi, possibilmente altrettanto seri, il pistacchio di Bronte, il principe, beh, con quello di serissimo ci faccio il pesto, diciamo, anzi, questo è quello per fare il pesto, granella di pistacchio, ci aggiungo dell'olio a crudo, un pizzico di sale e poi condisco la pasta. Sarà stupefacente, ma poi di questo vi dico una ricetta per fare delle lasagne meravigliose. Dicevamo del sale ai... no, del senza sale ai pomodori, quindi pomodori col pistacchio. Io finora li ho provati con tantissime cose. L'ho messi sulla mozzarella, a crudo. L'ho messi su un petto di pollo per insaporirlo. L'ho messi per condire la pasta aggiungendoli all'ultimo un condimento per pasta già pronto. E dove li metti? Li metti, questi legano sempre. È una cosa incredibile, il sale al pomodoro, il non sale al pomodoro. E figuriamoci quello di cui parleremo tra un attimo. I pomodori con le noci. Anzi, parliamone subito. Pomodori con le noci sono venuti dopo i pomodori coi pistacchi. Meraviglia. Questi qua ci ho fatto un filetto di cernia assolutamente eccezionale. Da mangiarselo così. Eccezionale proprio. Praticamente ho preso un filetto di cernia e l'ho messa nella teglia da forno. Dopodiché pizzico di sale ai capperi, anche di questo meriterebbe un capitolo, ne riparleremo. Questi qua sono capperi di Stromboli macinati in questo meraviglioso sale in cristalli. Sentite qua. E quindi dicevamo cernia, pizzico di sale ai capperi e poi in padella una bella preparazione di asparagi, un bel cespo così di asparagi tagliati tutti belli a dadini. Io mi piglio anche la parte bianca, così bella un po' tagliuzzata fuori, e li faccio andare avanti con questa qua di cui abbiamo già parlato, che è una meraviglia. Dicevamo il mix mediterraneo, quello là famoso, quello con questi fiori di origano meravigliosi e i semi di coriandolo spezzati, il peperoncino sbriciolato. E ho passato praticamente questi asparagi con il mix mediterraneo. Quando erano quasi pronti ho aggiunto le punte e ho spento il fuoco. A quel punto ho rovesciato questa padella di asparagi sopra la cernia, sulla teglia da forno. Dopodiché pomodori e noci messi sopra. Infilata la cernia nel forno, l'ho tenuta 20 minuti a 200 gradi, 210. Quando l'ho tirata fuori non ci potevo credere. Il pomodoro si era tutto tostato sopra, pomodoro e noci, gli asparagi erano smeraldo. E quando tagliavo la cernia così, bianca, uno spettacolo. Io mi regolo a questo modo quando ho invitati. Se sono 10 persone, una teglia di cernia. Se sono 20, due teglie. Dovessero essere 30, tre teglie. Ma il risultato è garantito. La bontà è assoluta
e si riesce a stare con gli ospiti, perché io quella lì me la preparo anche qualche ora prima, nel pomeriggio, ed è perfetto, riesco a stare insieme con gli amici, a fare conversazione, a fare i brindisi, tutto quello che è da fare, però si mangia bene e nessuno è lì a preparare fino all'ultimo minuto. Pomodori e noci del Genovino d'Oro.